Gabriella, terre di missioni, nella prima parte abbiamo raccontato di chi da missionario gira il mondo per dare una mano a chi più ne ha bisogno. E adesso invece cambiamo un po' registro. Adesso cambiamo un po' registro, ma mica tanto troppo, perché dobbiamo ricordarci che molte periferie delle nostre città sono ugualmente terre di missione. E da sempre i salesiani hanno affrontato situazioni di disagio, di povertà, anche di emarginazione. Allora, per raccontarci questo impegno ci ha raggiunti Don Giovanni D'Andrea, bentornato, presidente dei Salesiani per il Sociale. Allora, Don Giovanni, quando si parla di missionari, la prima cosa, il primo pensiero va alle terre lontane, alle missioni all'estero. Più difficilmente si pensa all'Italia. E io vorrei chiederle quanto è importante far passare il messaggio che anche il nostro territorio ha fortemente bisogno di missionari. Sì, se noi poi consideriamo, per esempio, l'ultima indagine Istat, che ci parla in Italia ci sono 1.100.000 bambini in povertà, quindi anche noi abbiamo bisogno di fare missione anche in Italia, perché anche l'Italia ha le sue sacche, le sue periferie, sia esistenziali che anche urbane, le sue povertà. E noi come Salesiano, Don Bosco iniziò proprio con la periferia di Valdocco e poi in tutte le varie periferie, tutte le nostre case, i nostri oratori, sono nelle periferie. Anche come Salesiani per il Sociale, tutte le nostre case famiglie, i nostri centri diurni, lavorano nelle periferie dove c'è questa povertà estrema. Poi noi abbiamo una nostra griglia di valutazione, che ci invita a vedere se le nostre opere sono a favore dei giovani poveri, soprattutto i più poveri, perché è proprio il mandato missionario nostro, l'attenzione ai giovani, soprattutto i più poveri, quindi una povertà economica, culturale, sociale, ecco, queste sono le maggiori povertà, affettiva, morale e spirituale. Queste sei categorie su cui noi facciamo discernimento, proviamo a capire se quello che stiamo facendo risponde ai bisogni che si riallacciano a queste povertà. Ecco, Don Giovanni, io so che lei ha iniziato il suo percorso come missionario a Palermo. Che cosa ha significato per lei, che ricordi ha, che cosa ha significato essere sacerdote in missione, proprio lì, cominciando da quella terra? E che a Palermo, devo dire che ho lasciato il cuore, perché mi sono trovato benissimo, ho vissuto sei anni fantastici, dal 2006 al 2012, poi i superiori hanno pensato di portarmi qui a Roma, per ora sto qui. E lì era una, essere appunto questa testimonianza, questa evangelizzazione, che per prima passa dalla promozione della persona umana, quindi prima promuovere la persona e contemporaneamente un'azione anche di evangelizzazione, quello che fanno i missionari, quindi portare il messaggio salvifico di Gesù. Noi vogliamo che ogni giovane, come ci insegna Don Bosco, diventi un onesto cittadino e un buon cristiano, quando trattiamo con i cristiani. Quando invece Palermo aveva questa bella caratteristica, che c'è il discorso interreligioso, il dialogo interreligioso, io dicevo sempre: onesti cittadini sempre, buon uomo di fede anche, a seconda quale religione uno professa. E noi, Don Giovanni, proprio in una di quelle periferie, definiamoli così, difficili, abbiamo mandato il nostro Andrea Postiglione. Siamo a Locri, in provincia di Reggio Calabria, dove l'allontanamento precoce dagli studi e le cattive frequentazioni di fatto compromettono il futuro dei giovani. Qui i ragazzi, grazie a Don Mimmo Madonna, possono sperare in un futuro migliore. Vediamo come. Questo è... sarà fra qualche giorno il Lido Don Bosco, il Lido dedicato ai ragazzi, grazie a una famiglia molto generosa abbiamo chiesto di poter vivere incomodato la partecipazione su questo Lido. I ragazzi dell'oratorio si sposteranno tutti i giorni qui, per ora non si vede ancora nulla perché stiamo montando, Qui c'è il gabbiotto, docce, bagni, poi verranno tutte le ciambrosaglie varie. Qui verrà il castelletto per il bagnino, qui verrà montato il campo di beach volley e qui la piattaforma. Il comune di Portigliola è un comune a qualche chilometro da Locri. Saranno un paio di chilometri. Il Lido nasce perché un superiore, il nostro superiore, Stefano Mattoglio, passando da queste parti, mi disse: fammi fare un giro. Don Stefano disse: con questo mare ci vorrebbe un Lido di Don Bosco. E da qui nasce la prima idea. La seconda nasce da un'esigenza educativa. I ragazzi d'estate si rovinano. Allora se il Salesiano è sempre con loro, anche attraverso una struttura Lido che loro ordinariamente frequentano, io credo che il male... che li può toccare sia minore.
saranno protagonisti loro nell'animazione dei giochi dei più piccoli e quindi degli spiaggianti fissi del Lido. Animeranno anche qualche volta, in alcuni momenti, il bar, la parte del ristoro. Lo gestiranno un po' loro, ecco, per quello che compete a un giovane. Ci è venuta l'idea, con questo bel pomino che poi serve alla città, di fare il Don Bosco Bus, che porterà i ragazzi tutti i giorni al mare, due corse al mattino per l'andata e due corse poco prima di pranzo per il ritorno. Essendo il Lido leggermente fuori Locri, ho pensato di non farli accompagnare dai genitori, ma di farli sentire che Don Bosco è completamente a loro disposizione, anche con la sua fantasia, no? Don Bosco l'avrebbe fatto. La Locride è una terra in cui non c'è il gusto del bello. Gli hanno sempre fatto pensare che sia una terra brutta, qui bisogna ritornare alla gioia. Questo non è un luogo di morte, questo è un luogo di gioia. E purtroppo la Locride è cresciuta con l'idea di essere morta, cioè non valgo niente. Sono ragazzi che appartengono a famiglie malavitose e poi tanti immigrati e tanta gente semplice e buona che io direi sono incantevoli, guarda. Una notte due molotov, per di più costruite un po' male, per cui non sono scoppiate, sono tanto incendiate. E poi arance e uova che durante l'anno vengono lanciate nel cortile. Succede perché in oratorio non vogliono stare alle regole, per questo. Non ci sono regole rigide qui, ma regole di convivenza, di sana convivenza sì. Cioè qui l'altro è un altro come me. Questa è una missione perché se tu sei accanto a loro per aiutarli a crescere, a conoscere se stessi, conosceranno anche Dio. Loro sono rocciosi come le loro montagne e profondi come il loro mare. Allora, ma non sono consapevoli di questo. Invece se diventassero consapevoli di questo, diventerebbero delle persone molto più forti, molto più meno rassegnate, più speranzose, più serene. Invece non lo sono. Cioè qui bisogna dire alla gente, siete uomini, siete donne e per di più dignitosi e belli. Perciò è bella la missione qui, ma pochi glielo dicono. Molti fanno notare la bruttezza anziché la bellezza di questo posto. Qui in Don Giovanni la terra in cui opera Don Mimmo è molto complicata, difficile, sì. L'ocri della sfida è grande. Io vorrei capire... quanto è difficile sottrarre i ragazzi più giovani all'ambiente malavitoso, soprattutto sottrarli a influenze che purtroppo spesso sono anche familiari? È molto difficile, ma è proprio in questo qui consiste la nostra missione. Cioè l'onesto cittadino di Don Bosco si imposta qui, si inquadra, si incarna in questo. Poi c'è la conseguenza del buon cristiano. Ma come si fa? Si fa stando, come diceva Don Mimmo, in mezzo a loro, stando con loro, vivendo a fianco. Locri è uno dei tre centri del progetto Le Case di Don Bosco, e come Salesiani per il Sociale abbiamo portato avanti. Quindi l'altro è la Catania, un altro quartiere San Cristoforo, simile, e poi Foggi, il quartiere Candelaro, e abbiamo portato avanti questa iniziativa che è proprio del sostegno scolastico. Si partiva da lì, ma non era soltanto il sostegno scolastico, è fare socializzazione, stare in mezzo. E quelle regole non rigide che diceva prima Don Mimmo, quella convivenza, far capire e scoprire l'altro, non come un antagonista, ma come un compagno di cammino. Ma Don Giovanni, con quali argomenti si vince il cuore, si convincono questi ragazzi? Bisogna stare, come diceva Don Boschi, in mezzo a loro, cioè vivere e respirare la loro stessa aria, però con la convinzione che noi prendiamo i ragazzi a livello dove sono, ma li vogliamo portare a un livello più alto. Che è questo livello del buon cristiano e dell'onesto cittadino. Ripeto ancora questo slang quasi, però ma è importante. È importante questo, perché noi ce l'abbiamo sempre, quindi è anche saper fare dei percorsi graduali, non posso prendere tutto da tutte, è la famosa parolina all'orecchio, cioè avvicini i ragazzi poi in cortile uno a uno, però questo qua non lo facciamo da soli, perché la parola che dice il prete è una, lo facciamo insieme ai nostri bravi collaboratori e corresponsabili, laici. Perché noi molte volte cambiamo, cioè non stiamo fissi in un posto. Io 6 anni a Palermo a Santa Chiara sono cambiato. I laici invece restano, e se noi poi riusciamo a formare dei giovani da questi ragazzi,
Ora hanno proprio un valore molto più alto. Allora, noi siamo agli sgoccioli, però una domanda a Don Giovanni e a Don Aniello, la stessa domanda, partendo dalle parole di Papa Francesco, che ha detto che la missione è una chiamata che costringe, una spinta irresistibile a prendere la propria vita e a donarla a Cristo, di più, a bruciarla per Lui. Don Giovanni, è così? È così, perché la proposta di Cristo è sempre una proposta che è scomoda, scomodante. Ti spinge a fare per l'altro, a mettere in pratica il comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. Poi volevo anche fare una riflessione, perché noi abbiamo parlato un po' di sud, delle sacche di povertà, ma la povertà è ovunque. Anche nella Torino attuale abbiamo dei quartieri, ma in Torino come anche altre città, qui sono presenti, anche qui su Roma. Per esempio, noi questa sera con i volontari dei giovani del Sacro Cuore, della parrocchia del Sacro Cuore al Castro Pretorio, Roma Termini, si esce a portare i panini ai senza dimora che stanno alla stazione Termini. Sono dei giovani, circa 30 giorni, tra i 18 e i 35 anni, qualche famiglia, ed è scomodante fare questa scelta. Questo ardore proprio missionario che ti spinge a guardare l'altro, a chinarti e vivere le opere di misericordia. Non è solo il dare da mangiare il pane quotidiano, ma anche il parlare. È proprio il vivere questa missione, questo invito che ti fa Gesù Cristo attraverso la sua parola. E poi ogni congregazione, Don Bosco, Don Guanella, i francescani, poi ognuno la vive secondo il suo stile, il suo modo.